pacchi, pacchi, pacchi e unboxing. Questi sono dei pacchi che mi sono arrivati negli ultimi giorni. Aspettavo a fare un unboxing perché c'è una novità. In tutto sono 1, 2, 3 e 4. Ovviamente sono pacchi di Amazon e pacchi che arrivano dalla Cina. Le succulenti novità arrivano proprio dalla Cina. Subito dopo la sigla vi farò vedere di cosa si tratta. Chi mi segue da molto tempo sa che gli unboxing su questo canale non li porto. Se sto portando questo unboxing è perché è veramente importante. Non tanto i pacchi Amazon, ma quelli che arrivano dalla Cina. E quindi iniziamo con quelli meno importanti. Iniziamo con quelli di Amazon. Questo è il primo pacco. Apertura facile, fortunatamente. E un power bank di Aokei con uscita USB-C. Questo è molto particolare. Se trovo il taglierino lo apriamo anche insieme e vediamo di cosa si tratta. Se è interessante magari farò un video dedicato affiancandolo ad altri accessori compatibili con la ricarica veloce di iPhone X. Bellissimo, un po' incastrato, però si è incastrato. Ok, bellissima custodia che non fa mai male, sottilissimo e soprattutto è leggerissimo. Wow, questa è la particolarità. Andiamo avanti e vediamo gli altri prodottini che sono arrivati. Ah, una bellissima striscia LED che non fa mai male. Già ne avevo recensita qualcuna, ma ho intenzione di aggiornare un po' le luci di casa. E qui c'è un bellissimo trasformatore super mega gigante ma molto leggero, la spina, il ricevitore, sì, il super mega telecomando che sembra un telecomando da televisione e qui dentro le luci che vedrete sicuramente in un video magari come sfondo. Proseguiamo, prendi i pacchi e lasciamo un attimino questi due pacchi neri provenienti dalla Cina per ultimi. Andiamo ad aprire. Ah. E queste sono le mie Saucony, trovate ad un prezzo davvero imbarazzante, eccezionale, su Amazon, 65 euro, tra l'altro vendute e spedite da Amazon, offerte che si trovano soltanto sulla pagina Facebook Amatech Blog ufficiale o ancora meglio sul canale Telegram affiliato Non Solo Tech. Vi consiglio di seguirlo perché troverete delle offerte molto interessanti come queste eccezionali Saucony. Andiamo avanti e passiamo ai pacchi che provengono dalla Cina. Apriamo con il super mega taglierino. Questo è fantastico. Grazie ad Andrea Galeazzi per averlo sponsorizzato, pubblicizzato, non sto scherzando, per avermelo fatto conoscere. E cosa troviamo dalla Cina? Ah, questo è davvero eccezionale. Guardate un po'. Questo è un kit di Xiaomi che ha vinto fra l'altro il premio Red Dot 2017. È il premio per insomma oggetto molto stiloso, molto elegante per la sua linea e sono felice di aprirlo con voi.
che è veramente, dovrebbe veramente essere fatto benissimo. Una confezione che, più che una confezione, sembra una trappola. No, perfetto. Wow, tutto sembra tranne che un giravite. Enjoy, work. Questo ovviamente non volevo rovinarlo, ma mi tocca. Eh sì, l'ho dovuto strappare, cosa che odio perché anche i sigilli cerco di tenerli sempre. Oh, fantastico! Questo è il kit di Xiaomi Wiha, che è un kit molto particolare perché è realizzato tutto quanto in alluminio anodizzato, e qui troviamo tutte le punte che possono servire per fare lavoretti di smontaggio magari di determinati prodotti come cellulari, come smartphone, computer o comunque roba elettronica. È molto bello, davvero molto bello. Magari in descrizione, se vi interessa, vi metto anche il link per poterlo acquistare. Guardate che figata questa apertura così, bellissimo, stupendo, lo farei per ore. E non cade nulla. Bellissimo, fantastico, perfetto. È bloccato? No. Insomma, una cinesata però di un certo livello. E non ci dimentichiamo di quest'altra succulenta novità. Questo è un tappetino, sì, uno screw pad, cioè un tappetino magnetico. Questo serve banalmente per poter mettere le viti una volta smontate da un dispositivo e non perderle, perché vi posso garantire che le viti spesso si perdono quando fate lavoretti di questo genere. E questi sono i prodotti meno interessanti. Dulcis in fundo, ovviamente. Apriamo questo, che cosa sarà? Io lo so. E queste sono le cuffie di Xiaomi AirDots, in anteprima assoluta su Amatech Blog, non è vero? Già qualche collega italiano ne ha già parlato, ma non vedevo l'ora di provarle perché sembrano, almeno da quello che hanno dichiarato, da quello che hanno detto, sembrano delle cuffie alla pari delle AirPods. E ci potrei credere perché il prezzo non è molto basso, infatti costano intorno, in preordine, intorno ai 65-70 euro, se non vado errato. Guardate la confezione, qui c'è la custodia di ricarica, ovviamente scritte in cinese, chiaramente. Si riapre, guardate come si apre, magnetica, un po' di antiquariato qui sul retro, già l'ho notato, è una presa micro USB, vabbè. E queste sono le cuffiette, che sono incastonate. Ah, che meraviglia! Queste sono molto piccole, praticamente hanno lo stesso tipo di funzionamento di altre cuffie che già abbiamo visto anche sul canale come alternative alle AirPods. Ovviamente le proverò e vi dirò se queste sono davvero delle cuffie degne di essere paragonate alle AirPods. Ovviamente farò una recensione dedicata nel più breve tempo possibile, ma già qui sotto in descrizione potrete trovare il link per l'acquisto in preordine. Qui dentro abbiamo un cavetto micro USB, fidatevi, poi vi farò vedere, anche perché non riesco a togliere via. Ah sì, ok.
Dentro questo scatolino troviamo un cavetto cortissimo micro USB ed un piccolissimo e cinesissimo manuale d'uso e manutenzione per l'utente. Non male come dotazione. Vabbè. Detto ciò, scusate se questo video è uscito un po' all'improvviso, ma era il senso di questo unboxing, sorprendervi con un video un po' diverso dal solito. Chiaramente la programmazione resta sempre uguale, ovvero domenica esce il solito video dedicato alla tecnologia o alla fotografia e nel più breve tempo possibile vi dirò cosa penso di queste AirDots di Xiaomi o Xiaomi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su e magari fatemi sapere qui sopra nel sondaggio se preferite o meno avere dei video unboxing un po' più spesso, magari dei prodotti più interessanti che ricevo o che acquisto. Fatemelo sapere, magari anche con un commento. Alla prossima, ciao!